Noi abbiamo, come Italia dei Valori, raccolto il grido da parte di questi comitati di quartiere per lo scempio che si vuole perpetrare, che si vuole cercare di perpetrare per l'ennesima volta a Villa Piccolo. Abbiamo depositato un'interrogazione regionale urgente al Presidente Polverini, all'assessore all'urbanistica, all'assessore all'ambiente, se non a conoscenza di quello che stava avvenendo. Per le notizie che abbiamo avuto la settimana scorsa, era già stato dato un cosiddetto VIA, che è la valutazione di impatto ambientale, quindi un parere favorevole da parte della Regione Lazio per la costruzione di questo campo da golf con relative clubhouse. Sappiamo che è stato presentato una variante a quel progetto, quindi oggi la Regione nel giro di pochi giorni deve fare il proprio parere. Venerdì scorso abbiamo chiesto alla prima commissione, che è quella che dovrebbe vigilare sulle IPAB, di convocare la presidente dell'IPAB, Benedetta Bucellato, per chiarire anzitutto i lati oscuri di questa vicenda, che possono riguardare sia l'affidamento del terreno, quindi quel famoso bando che viene fatto, sia se queste sono le finalità che un istituto che dovrebbe fare assistenza all'emergenza, se costruendo un campo da golf con disturbanti dentro e con tutto quello che c'è da fare, è lo scopo principale della fondazione. Abbiamo saputo che ci sono dei progetti alternativi che ridarebbero al parco la sua vocazione naturale, che è quella di asservire un quadrante di città e fare allo stesso tempo utile. Non si può e non si deve continuare a fare una speculazione edilizia sulla terrazza più bella di Roma, perché oggi c'è il campo da golf, domani in un altro appezzamento di terreno che di una società privata verrà costruito in deroga un qualcosa di diverso che sarà un albergo, e questa è la fine che vogliono fare a Villa Piccolo. Quindi oggi noi dobbiamo, io non ho paura a dirlo, che dietro costruiranno un albergo per asservire il campo da golf, perché un campo da golf senza una struttura ricettiva, oggi fanno il campo da golf, ma domani faranno la struttura ricettiva. Ho scritto, come alla Magliana, e c'è lo stesso albergo dietro. Anche ieri, prima della manifestazione, al sindaco Alemanno, perché lui può bloccare questa concessione edilizia, perché una volta ottenuta il via da parte della Regione torna al Comune per gli adempimenti di propria competenza. In questo momento non dobbiamo, io so che tutti i partiti politici si stanno interessando su questa vicenda, dobbiamo essere uniti per impedire che venga perpetrato questo scempio, e oggi è una manifestazione importante perché viene partecipata dai comitati di quartiere e solleva un grido d'allarme. Noi, io come Italia dei Valori, ma anche gli altri colleghi degli altri partiti, il collega del Partito Democratico, dobbiamo mettere al servizio l'azione politica per i comitati di quartiere per impedire che venga perpetrato quello che è un disegno di commercializzazione di un parco che è un polmone verde della città. Nei prossimi giorni chiederemo che vengano, vi ripeto, udite dopo la Presidente Bucellato i comitati di quartiere con l'assessore all'ambiente della Regione Lazio per vedere gli impatti ambientali che questa opera può portare all'intero quadrante del 18° municipio. Ci saremo e rimarremo vigili affinché non venga distrutta un'area verde, perché un campo da golf non mantiene l'area verde, un campo da golf vuol dire la cementificazione delle clubhouse, vuol dire asservirlo con delle strutture, vuol dire fare del parco, concimarlo con dei disturbanti che sono nocivi anche per l'ambiente, vuol dire non privare tutta una cittadinanza di 32 ettari di terreno. E poi vorrei capire anche cosa c'è dietro il bando, perché francamente dalle notizie che ho non viene nemmeno pagato l'affitto, perché l'affitto dovrebbe essere pagato con le migliorie che vengono apportate al terreno. Viene concesso in locazione un bene per 30 anni, poi tra 30 anni io te l'ho migliorato e quindi te lo restituisco alla cittadinanza tra 30 anni. Sapete che non finirà così e non potrà finire così. Noi ci siamo e ci saremo a fianco di voi oggi, domani, e se verranno le ruspe l'Italia dei Valori sarà qua in prima fila a impedire l'accesso di questi mezzi.